Franco Enna. Anch'io sono abbastanza perplesso di come ha preso come è cambiato, diciamo, il tono di questa serata. E sono anche preoccupato per il fatto che non abbiamo proprietà di Sassareggio. A me, sai che abbia Zudu, Aiculta Eugenio, ma Giampaolo Buru, Favedendi Inturritano, Achidi Muziru Buru, Lugampidanesi non si chiama Cagliaritano, Lubarbaricini non si chiama Nuarisu, Lugadoresi non si chiama Dempiesu, Lugduritano non si chiama Sassarisu. Purus si fa vedere, beh, a Sassari e più ancora a Pontedora. A Sassari anzi non lo vede quasi nessuno. Io stesso parlo malissimo il sassarese, però ho ascoltato attentamente Mario Dettori. Non ha sbagliato un accento, non ha sbagliato una riga. Lugani, è scritto Luccani, qui la lettera Lugani. Diciamo tutte queste, come si chiamano Giampaolo? Variabili. Consonanti mobili. Queste consonanti mobili sono state pronunciate per un motivo molto semplice, che lui lo legge il sardo, il sassarese, lo legge tutte le volte che deve recitarlo. Se c'è un settore della nostra cultura, della nostra vita, che sta salvando il dialetto, la lingua minoritaria, questo è il teatro. E il teatro sardo è uno dei pochi che abbia mantenuto con grande attenzione, con grande partecipazione, questo tipo di rapporto con la cultura popolare, chiamiamola così. Lo legge bene, perché lo sa leggere. Come qualunque bambino italiano o sardo legge bene l'italiano o il sardo, o legge bene anche l'inglese quando glielo insegnano nella maniera giusta. Non ci sono limiti per un bambino per quanto riguarda gli aspetti linguistici. È capace di imparare qualunque tipo di lingua. Allora, se la necessità, se noi parliamo italiano perché la scuola parla l'italiano, e la scuola parla l'italiano per una ragione molto semplice, da 150 anni. E giustamente è stato così, perché ci voleva una lingua unica e la scelta che è stata fatta è stata per il toscano. L'abbiamo imparato tutti, l'abbiamo imparato a scuola e a scuola lo leggiamo nella maniera giusta, perché così si insegna, così come si insegna l'inglese, che non è scritto come si parla naturalmente. Se noi riuscissimo in qualche modo a recuperare questo aspetto particolare, non perderemmo tempo. Tanto tempo a discutere sul sì o sul no. Se qualcuno si decidesse a dire che a scuola almeno una mattina alla settimana, si deve parlare solo il sardo, perché è così che si impara la lingua straniera, l'altra lingua non parlata comunemente. A scuola si impara così. La si parla direttamente. L'insegnante di inglese parla l'inglese e impone ai bambini di parlare l'inglese, anche se non sanno neanche come è scritta quella parola. Se noi almeno qualche volta, se sistematicamente riuscissimo a fare un'operazione del genere, e ci vogliono maestri, maestri che fai vedere nel giasarese come stava io, si rende in qualche modo di ammentarmi rigosi, non dico mai, si rende appunto di far vedere la parlata locale, come, probabilmente ne usciremmo da queste cose e noi avremo un logudorese, quindi si scrive Kishu, cioè un logudorese come si chiama? Sirichese, un Meilogu. E però si scrive Kistu e di Mughicchio Brumatessi. E nessuno si sognerebbe di dire che il logudorese non è una lingua. O anche lo stesso campidanese. Certo, quando si mettono in mezzo elementi particolari come la lingua comuna, cioè dove si cerca la lingua di Mezzania Vara Giammani. Di Mezzania perché viene da alcuni paesi dell'Oristanese che nessuno conosce. Ed è una lingua che comunque si potrebbe anche fare. Prima il catalano è nato così, però erano altri tempi, erano i tempi di Franco, era tutta un'altra cosa. Noi oggi siamo diventati italiani al 100%, parliamo. Tant'è vero che è difficile stasera per ciascuno di noi parlare quello nel dialetto, comunque nella lingua principale, che è il tema fondamentale,
perché non lo facciamo? Perché abbiamo paura di parlare male, perché non lo sappiamo parlare, perché nessuno ce l'ha insegnato a scuola. L'unico problema è quello che metteva il Signore, ma ne vale la pena? Personalmente direi di sì, però su questo bisogna discutere molto. I temi proposti da chi un po' ha contestato non sono qua, tutti quanti da buttare via, solo che bisognava metterli in tema sin dall'inizio e vedere un po' se questa cosa è possibile fare. Però io ripeto, o si fa teatro, cioè si legge il testo, e lo si legge, si fa teatro leggendo i testi però direttamente, leggendoli, non ascoltando il regista che te lo dice qualche volta, sto parlando della scuola, oppure semplicemente si dedica una giornata, una mattinata intera a parlare e a scrivere in quella lingua, ma non soltanto la parlata, ma tutte le materie, tutte le discipline, la geografia, la storia, tutto si racconta, si parla in sardo. Così facevamo noi alcuni anni fa, dove però il sardo era parlato comunemente, e vigliacamente si perdeva a scuola, ci sembrava stupido. I bambini uscivano da scuola e parlavano in sardo, parlavano a Bonorva o a Patada, parlavano la loro lingua, e a scuola assolutamente vietato, proibito, cosa assurda, perché significa togliere, eliminare assolutamente quella che è la propria cultura di base. Quando si va a scuola semplicemente per razionalizzare la cultura, proprio grammaticarla. Questo è il senso della scuola, ma è una cultura che già esiste e che nasce nel territorio. Quindi parlare la stessa lingua, conoscerla, valorizzarla, è l'unico modo per mantenerla, altrimenti stiamo perdendo tempo. Grazie. Mario, volevo dire, la bellissima poesia che ha letto Eugenio di Marinaro mi ha ricordato la poesia di un carissimo amico, un grande poeta, purtroppo non conosciuto di Sassari, ma grande poeta. Alcuni decenni fa ci fu una disputa a Sassari sindacale tra gli Spazzini e il sindaco di allora, che non voleva ricevere una commissione degli Spazzini per discutere il problema sindacale. Allora gli Spazzini, indispettiti, hanno preso un asino e lo hanno portato nella sala consiliare durante una riunione. Non vi dico cosa tutto è successo, hanno chiamato i carabinieri, eccetera. Ecco, questo carissimo amico, che purtroppo non c'è più, che si chiamava Mario Scanu, scrisse questa poesia. Un ainu in municipio, ganta buruttu, gantu disaccattu, pa un ainu intradu in municipio. Pa e me è una ghizione di principio, e ha ne fatto vero che ha ne fatto. A chi un ainu in aria, in aura consigliari, non è che sia bruppi nubidai, a chi raienti a reputazioni, più d'uno ti nibosa la zidai. Li bagli umanno e il caddo va all'intrà gura divisa che via drento a raddanca a chi muddaddo e in camicia bianca d'ognuno la varicchia saludaddo. No, però per concludere vorrei dire una cosa io, che la poesia sassarese non è soltanto una poesia di Cioffraiori, no. Ci sono anche delle poesie, ecco, vorrei leggere due strofe di Marinaro, sempre intitolato L'umissadori da rimani, cioè il falciatore, come si dice, di ieri. Il mietitore, che non mi ammettavo. Cando di bensu, cando di bensu, amico umissadori, ti vengo a mezzo quinto in un rifugio. D'ugna bocco li endi rumannuggio e tutto dricia dricia di sudori. Cura faccia per d'azzesa da rusori, i scilti da missà candera buggiu, e senza aver riparo e nel rifugio, rimuzzati raffanni e ridurori. Ecco, quindi è una poesia. Mio padre ha fatto rumissadori. Ha fatto rumissadori quando era giovane. E sapeva cosa voleva dire questo coso, no? Perché mio padre effettivamente, e nelle sue poesie rispecchia un po' le sue esperienze, che sono state esperienze
a volte esaltanti, a volte veramente molto dure, anche quando è stato in guerra, prigioniero di guerra. E quindi voglio dire, alle volte tutti questi sentimenti si sono espressi in poesie che non hanno niente di cionfraiolo, né niente di satirico, e niente. Quindi la nostra poesia è anche questo, certe volte. Ma c'è la più bella che è. Adesso però... No, scusa, adesso interviene, sì, lui, poi, abbiamo due interventi brevi e poi... No, ma c'è la più bella di tutte di tuo padre, la più bella di tutte, quella Torramaggio. Secondo me questa è poesia pura, altissima poesia. Prego, intanto devo ringraziare, diciamo, Giampaolo Bazzoni, e devo ringraziare il signore Dettori. Dettore, che è stato bravissimo, diciamo, nella recita, eccetera. Cioè, io quando sento parlare il Porotorrese, devo dire, torno indietro negli anni, mi sento a casa mia, a casa dei miei genitori, quando si parlava il Porotorrese, che era naturalmente la lingua minoritaria o il dialetto, chiamiamola come vogliamo, però era quel modo di comunicare che è quel senso di appartenenza dove ci si capiva, anche con piccole frasi dette in Porotorrese avevano un significato. Io oggigiorno, a distanza di tempo, naturalmente, frequentando le scuole, mi sono italianizzato, però ho continuato a parlare il porotorrese, ho continuato a parlare il porotorrese. È curioso il fatto che una mia sorella, quindi la moglie di uno di quei sette che ha citato in quel racconto, dove il contadino, il campagnolo, si è fermato lì così curioso per vedere cosa stesse succedendo, uno di quei sette era mio cognato, si è trasferito in continente e parlano l'italiano con quell'accento né qui né là. Mia sorella, quando parla con me, si fa la chiacchierata, lei mi parla in italiano e io le dico: fave già in butto d'orreso, che in casa di mamma sono abituata a fare dare un butto d'orreso. Ecco, per dire, quindi è un modo di sentirmi ancora più vicino a mia sorella, cioè le tradizioni vanno conservate. Però io ho fatto una riflessione in tutto questo dibattito, naturalmente non sono come Giampaolo Bazzoni e sicuramente volo basso, diciamo così, perché probabilmente sicuramente Pietro Pani e il maestro Masala sono molto più preparati di me sul tema. Però io mi immedesimo nei ragazzi, perché se noi dovessimo parlare, diciamo, ai giovani, cioè non possiamo volare troppo alto, perché già trovano difficoltà a dire due parole così incrociate, immaginiamoci. Già oggigiorno è difficile fargli parlare, perché probabilmente loro usano un'espressione colorita che a me piace tanto. Se mia figlia mi sente parlare il porotorrese a casa, mi dice che sono grezzo. È vero? Mi dice che sono grezzo. Che sono bravo. Grezzo. Quindi bisogna iniziare pian pianino, invogliarli, e sono convinto che questo è il modo migliore, volando basso, per avvicinare i giovani e i ragazzi a parlare il porotorrese. Grazie. Grazie. È proprio quello il problema. Una riflessione che io ho fatto deriva anche da sul diciamo la mancata volontà a volte di parlare anche in porotorrese. Penso agli anni 60-70, penso alla mia famiglia. Mio padre arriva a Putifigari, parla in logudorese e ha imparato a parlare il porotorrese in fabbrica. A me fa ridere quando lo sento parlare in porotorrese, sinceramente. Immagino però mio padre, che comunque ha un substrato appunto logudorese. Immaginiamo le migliaia di siciliani, gli emiliani, i veneti, come fanno? Io ho 36 anni, Margherita è l'unica under 30 presente in questa sala. La nostra generazione come poteva parlare bene il porotorrese in casa se mio padre lo parla in maniera un po' così, un po' naif, e i colleghi di mio padre parlano tutt'oggi con l'accento veneto? I napoletani che parlano il porotorrese sono comicissimi, siciliani. A quello che diceva Emanuele in questo momento, che il siciliano, il napoletano che ha porotorrese ha imparato il porotorrese magari in maniera anche così un po' sbagliata, però ha trovato quello strumento per inserirsi in un territorio, esattamente come succede a chiunque di noi si trasferisce in un altro ambiente. Io un esempio: a casa mia sorella, che è nata nel Veneto, mio nipote, per sentirsi parte di quel tessuto ha imparato il veneto.
poi arrivava qui e parlava il porto-torrese, però proprio il dialetto serve anche ai ragazzi o agli altri per sentirsi parte del territorio, quindi anche se magari non lo si usa nella maniera corretta, è comunque un modo di sentirsi parte di quel tessuto sociale, di quell'ambiente, quindi certo. Non vedo così sbagliato. Grazie. Gianpaolo, hai qualcosa da aggiungere? No, ma io volevo soltanto fare due osservazioni. Prima, per quanto riguarda l'osservazione fatta da Pinuccio Vacca, lui ha trovato difficoltà, secondo lui, nella accettare la lettura di Dettori, per una ragione molto semplice, perché lui viene da una cultura diversa dalla nostra e lui ancora non è entrato in quella che è lo spirito della nostra lingua, che non si acquista in due giorni, la verità. Io nella mia relazione ho sottolineato la specificità di questa città. Una di queste particolarità è proprio dovuta al fatto che noi siamo una città senza identità, intendendo per identità quello che si intende normalmente così, ma la nostra identità è proprio quella di non avere un'identità, no? Quindi per entrare in quest'ordine di idee non basta venire e soggiornare qui due giorni, ci vuole del tempo. Quindi la lettura fatta da Dettori non è stata come percepita nel giusto modo, secondo me, proprio perché per questa distanza che c'è ancora fra chi è nato in una cultura logudorese e non ha assorbito ancora invece quella che è la nostra cultura, un po' diversa. C'è un fatto che bisogna, come dicono quel prete, contestualizzare quel momento, cioè, e quella, come si può dire, quell'atteggiamento. Per quanto riguarda poi la scuola, io ho avuto un'esperienza a scuola, io sono contrario a insegnare le regole a scuola, per carità, è un modo proprio per dire agli studenti: guarda, non vi pensate nemmeno. Con la scuola bisogna avere un atteggiamento diverso. Io ho provato ad andare a scuola con i ragazzi delle scuole elementari e devo dire è stata un'esperienza straordinaria, sbalorditiva, perché non vi dico l'interesse di questi ragazzi, no? Verso questo discorso. Ma io, il mio non era un discorso fatto di regole e di cose. Io insegnavo a questi ragazzi come si dicevano alcune cose, le parti del nostro corpo, le frasi, e questi ragazzi alla fine dell'ora dicevano: ma voi c'è ancora un'altra ora, maestro, oppure quando viene ancora di nuovo, oppure mi incontravano per strada e mi dicevano: ascolta, che tu si chiama Odubezzu, che tu si chiama Luguidu, cioè erano interessantissime queste cose, ecco, dico, un approccio di questo genere va bene anche alle scuole, ma non quello dell'insegnamento delle regole eccetera. A prodotto esiste pe per pe, pim 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 e pum pum pum, cioè qua ci sono 360 immugi di produttori, che sono un romanzo, perché se solo prendi la parte di gaga, beh, Cagabantarone, Gagavui, Gagavota, Gagacito, Gagagoccia, Cagamaiori, Cagagamoio, Gagamundanda, Gagareto, Gagaltrazza, Cagadrucula, Gagavuntana, Gagheva. Ma è una cosa incredibile. Beh, ma è solo una serie di nomi quella. E di soprannomi, no. di famiglie, ecco, di famiglie. Questi sono... Sì, allora vi informo, ma lo saprete però, che a Sassari esiste la gobbura di Rimmugi, in Mugi o in Giulie, a seconda dell'usanza. Migliaia ce ne sono, però raccontate in rima, che è una cosa spettacolosa. Raccontate in rima, proprio come te li gobboli.
Cioè, come ti può essere nato Zurichito e poi Zurigo americano? Cioè, perché uno si chiama Zurigo americano? C'è Zurigo, poi c'è per un topo marino, perché c'è stata un'evoluzione nella razza. Vabbè, questo lo lasciamo. Allora, lo lasciamo la prossima volta, perché Giampaolo ha fame, quindi vi ringrazio. Grazie a tutti, arrivederci, buona serata. Grazie a voi.